Decameron, politica, sesso, religione e morte. Di Daniele Luttazzi. Regia Franza Di Rosa. L'uso che Biagi, come si chiama quell'altro, Santoro, ma l'altro, Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti è un uso criminoso. Signore e signori, Daniele Luttazzi! Grazie, grazie, molto gentili, grazie. Grazie, molto gentili, basta così, basta così. Siete solo contenti che non sono Giuliano Ferrara, questa è la verità. Ragazzi, questo teatro è meraviglioso per fare battute sui pompini. Benvenuti a Decameron, politica, sesso, religione e morte. Io sono Daniele Luttazzi, il vostro ospite per questa sera. Oh, questa è la prima puntata, è già passato un minuto e chi l'avrebbe detto che saremmo durati così tanto? Fantastico! Grazie, grazie. Che cosa meravigliosa, la democrazia. Oh! Poi ho scoperto perché da 6 anni non sono più in televisione. La colpa è del mio agente, è Bin Laden. Questa è una cosa che mi sono chiesto spesso in questi anni. Mi dicevo, ma non è incredibile? Bin Laden può andare in video e io no. Non mi capacitavo. Cosa ho fatto in questi 6 anni? Mi sono trasferito in campagna. Perché in campagna, quando ti senti un po' giù, puoi sempre mungere una mucca. E finalmente, eccoci qua a Decameron. Ovviamente lo stress del ritorno in TV è enorme, ma recitare il rosario prima della registrazione mi aiuta a rilassarmi. Decameron, comicità dura per tempi insaziabili. Prima di cominciare però volevo ringraziare tutti i fan che in questi 6 anni di epurazione bulgara mi hanno espresso la loro solidarietà. Grazie per la vostra gentilezza, per il vostro calore e in un caso per la squillo. L'ho rimandata a casa perché, primo, non faccio sesso con l'esquillo e, secondo, perché è venuto fuori che siamo parenti e volevo evitare l'incesto. Ma è il pensiero quello che conta. L'unica cosa che mi manca della RAI sono i grattini di Lilli Gruber sulla schiena. Da quando non sono più in TV ricevo un sacco di email, posta elettronica. Metà sono spam, email spazzatura e vanno cestinate. L'altra metà invece sono informazioni molto utili sull'ingrandimento del pene e qui faccio copia e incolla. Oh! Non che abbia bisogno di ingrandirmi il pene, ma sapete, quel mezzo centimetro in più tanto per umiliare gli altri nelle docce. No, davvero, non ne ho bisogno. No, davvero, non ne ho bisogno. Ce l'ho enorme. Davvero, ce l'ho enorme. Una volta me lo stavo misurando, ho perso il conto. Dico solo questo. Un'altra volta ero in Africa a fare caccia grossa, ero... Vedi il mio cazzo? Si è messo a piangere. Comunque, ricevo email piene di domande. Fra le tante domande, in queste ultime settimane ce n'è una ricorrente. Daniele, mi chiedono, perché hai votato centrosinistra? Oh, è semplice, perché avevo ben presente la squallida alternativa. Ora, molte cose di questo governo non mi piacciono per niente. Non sto qui a elencarle tutte, sono già in ritardo per la mia lezione di Kung Fu. Comunque, ne dico alcune. Cose di questo governo che non mi piacciono per niente.
Non hanno ancora cancellato le leggi della destra sul lavoro, la legge 30, che ha generato l'emergenza precarietà. È per questo motivo è stata condannata la settimana scorsa dall'ONU l'Italia. Berlusconi la nominò legge Biagi, una schifosa operazione di marketing, come per dire: se siete contro questa legge, siete come le BR. Ma la proposta di Biagi prevedeva incentivi e ammortizzatori che mancano completamente nella legge 30. E adesso in Italia abbiamo 4 milioni di precari, per lo più giovani, senza certezze per il loro futuro. Oh, caro, avremo un bambino. Oh, fantastico, avremo un bambino. Devo trovarmi un lavoro fisso. A che età cominciano a mangiare più o meno i bambini? Io dico, non è democrazia se non te la puoi permettere. La chiamano flessibilità. Devi essere flessibile, così te la possono mettere meglio nel culo. Questo è. Ragazzi, datevi una mossa, perché ve lo stanno mettendo nel culo alla grande con sta balla della flessibilità. I nostri nonni lottarono per i propri diritti. Diritti che il nuovo blocco di potere riformista Confindustriale sta cancellando uno dopo l'altro. Mentre voi giocate con la PlayStation, quelli ve lo mettono nel culo. Voi pensate che sia un effetto speciale di Super Mario, ma in realtà sono loro che ve lo stanno mettendo nel culo. Poi, non hanno ancora cancellato tutte le leggi vergogna di Berlusconi, quelle che si è fatto per evitare processi e sentenze. Il governo vuole ripristinare il reato di falso in bilancio, per ora una proposta, ma dovrebbe riuscire a trasformarla in legge. Berlusconi è già uscito dal recinto, chiudi pure. Non hanno ancora fatto la legge sul conflitto di interessi. Incredibile, in campagna elettorale Prodi promise di risolvere questo problema del conflitto di interessi, ma mai sottovalutare il potere dell'Ulivo di mandare sempre tutto a puttane. Hanno fatto una proposta, la proposta Violante, che stabilisce l'incompatibilità fra incarichi di governo e proprietà di imprese con attività in concessione pubblica. Ok, mettiamo che uno si trovi in questa situazione, uno a caso, Berlusconi. Ora, se questa legge verrà approvata, Berlusconi potrà tranquillamente presentarsi alle elezioni e venire eletto. Poi avrà 50 giorni di tempo per scegliere fra la rinuncia all'incarico o l'affidamento delle aziende a un blind trust. Oppure, visto che ormai è capo del governo, potrà farci una legge che cancella la legge di Violante. A questo non ci hanno pensato. Io dico, attenzione a Violante. Violante è lo stesso che qualche anno fa equiparò i morti partigiani ai morti repubblichini. No, mi dispiace, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa morire per la libertà e morire per il nazismo. No. Attenzione a Violante, pericolo costante. Poi, non mi piace la riforma TV di Gentiloni. Gentiloni è quel ministro che ha la faccia di uno che si è scopato Maria Montessori. Di recente. La riforma TV di Gentiloni, secondo il Sole 24 Ore, libererà solo il 3% effettivo del mercato pubblicitario. Quindi non potrà nascere un terzo polo TV generalista. E cioè, per l'ennesima volta, la Gentiloni, come già la Mamì e già la Gasparri, lascerà intatto l'esistente. Oh, ma è inutile preoccuparsi. Hanno rinviato tutto all'anno prossimo. Nel frattempo, lo Stato dovrà pagare 400.000 euro al giorno di multa all'Unione Europea finché la Gasparri non verrà cancellata. Soldi nostri per colpa di Gasparri. Gasparri e la sua testa insonorizzata. Poi non mi è piaciuto che all'antimafia abbiano messo Cirino Pomicino e Alfredo Vito, condannati entrambi per corruzione. Questa è una presa per il culo. E mi sembra anche un po' immorale. Non lo so, devo chiedere a Previti. Non mi è piaciuta la nomina di Mastella a ministro della giustizia. Io dico, se ce l'avessero detto prima delle elezioni, vinceva di nuovo Berlusconi, secondo me. Perché Mastella è incredibile. Ricordate, 2 anni fa Mastella uscì dall'Ulivo, ricattava il centro-sinistra con la minaccia di passare con Berlusconi. Guarda che passò. Uscì dall'Ulivo e ne parlava come se avesse spostato l'asse terrestre di 5 centimetri. Poi, dopo una breve colluttazione, è diventato ministro della giustizia. Oh, doveva essere qui questa sera, ma è rimasto incastrato nella porta girevole dell'albergo. Mastella è ministro della giustizia e infatti hanno promulgato l'indulto, che io dico, ok, mi sta bene, però guarda caso lo hanno esteso alla corruzione e ai grandi reati finanziari. Io lo chiamo il lodo Previti consorte, tutti d'accordo, bipartisan. Sì, però poi non lamentatevi se la gente ce l'ha con la classe politica. La scusa dell'indulto, ricorderete, è che ci sono troppi carcerati. A parte che l'indulto non ha risolto il problema delle carceri, che sono di nuovo piene. Io direi, vogliamo proprio liberare le carceri? Ok, cominciamo con liberare i tossicodipendenti, che sono un terzo dei carcerati, perché la famigerata legge Fini li considera criminali. Legalizziamo le droghe, dato che il proibizionismo ha storicamente fallito e ingrassa solo le mafie e i signori della guerra, come in Afghanistan. E al limite, costruite nuove carceri che siano veramente luoghi di recupero e non gironi dell'inferno. Inoltre, Mastella, uno che non perde mai l'occasione di perdere un'occasione, ha proposto una legge che vieta di pubblicare notizie sulle indagini giudiziarie.
Cioè, i politici non vogliono essere sputanati e quindi imbavagliano la stampa. Ma è troppo comodo così, ragazzi, eh? Sempre Mastella, pochi giorni fa, ha chiesto il trasferimento di un magistrato che stava indagando su di lui. Questa era una norma introdotta da Castelli, governo precedente, che guarda caso la riforma Mastella ha lasciato intatta. Alla base della democrazia moderna, non c'è bisogno di ricordarlo, comunque c'è la divisione dei poteri, esecutivo, legislativo, giudiziario. Quando l'esecutivo controlla il giudiziario, tecnicamente non siamo più in democrazia. Io volevo telefonare a Mastella per ricordarglielo, ma ero occupato, Benigni gli aveva appena appisciato addosso. Mastella, infine, voleva nominare direttore generale del Ministero della Giustizia Giampaolo Nuvoli, che nel 94 disse: qualora il procuratore Borrelli fosse condotto alla forca, io sarei in prima fila per assistere soddisfatto all'esecuzione. Un fatto accaduto 15 anni fa, ma Mastella ha anche una memoria da elefante. Dulcis in fundo, i mastelliani, insieme ai dipietristi alla destra, l'altro giorno hanno fatto saltare la commissione parlamentare d'inchiesta sul G8 di Genova. Ora, Mastella è ministro della giustizia e tutto questo è successo. Sarà un caso, eh? Diciamo che per ora Mastella è il ministro dell'incredibile coincidenza. Altre cose che non mi piacciono del governo Prodi: non hanno ancora cancellato la legge razzista sull'immigrazione, la Bossi-Fini, con l'annesso schifo dei CPT, che vanno chiusi. I CPT vanno chiusi, sono luoghi disumani, di sopraffazione. Solo un prete di recente ha cercato di portare un po' di umanità in uno di questi CPT, stuprando alcune ragazze. Ah, ma non è che possiamo affidarci sempre alla Chiesa, eh? Guardate la foto. Vedete, la situazione dei clandestini è talmente disperata che ormai sbarcano direttamente con la propria bara. Non mi è piaciuta una parte del pacchetto sicurezza, quella ispirata a una logica puramente repressiva. Qua si aumentano le pene quando si sa che l'80% dei reati in Italia resta impunito. Si confonde la marginalità con l'ordine pubblico, si penalizzano i più deboli senza risolvere il problema. Si cavalca l'onda razzista di destra, alimentata spesso dai media. Quella di Roma è stata una tragedia insensata e straziante. Ai familiari della povera signora va tutto il mio cordoglio e volevo ringraziarli per il grande esempio di civiltà che ci hanno dato, dicendo: non vogliamo che la vicenda venga strumentalizzata. Poteva succedere anche con un italiano, hanno detto. Ed è proprio così. In Italia il 75% dei delitti contro le donne è compiuto da italiani. Solo uno 0, riguarda stranieri. Quindi non è una questione di etnie. Io conosco albanesi, macedoni, rumeni, sono persone squisite, sono persone. Ma i media alimentano il panico. Alimentano il panico. Oggi ho un semaforo, un lavavetri si è avvicinato alla mia auto e si è arreso. Dice: ok. Non mi è piaciuto l'ok del governo all'allargamento della base americana di Vicenza. Tutta la popolazione di Vicenza è contraria a questo allargamento della base americana, ma lì verrà creata la più grande base militare americana in Europa, con depositi di armi atomiche, da cui partiranno le missioni americane di guerra verso l'Iraq, verso l'Afghanistan, verso il Sudan, e speriamo di no, perché sarebbe la terza guerra mondiale, verso l'Iran. Bush vuole fare questa guerra, ma speriamo di no. Tutta la popolazione di Vicenza insorge, no all'allargamento della base. Presidi continui, ignorati dai telegiornali, peraltro. Prodi a questo punto interviene, cosa dice? Oh, quella della base di Vicenza non è una questione politica, è una questione urbanistica. È una questione di fioriere, di terrazzini, sì. Non mi è piaciuto il rifinanziamento delle missioni militari in Afghanistan. I telegiornali non l'hanno detto, ma in Afghanistan non c'entra più l'ONU, c'entra la NATO. I nostri soldati, infatti, sono inseriti nella catena di comando del Pentagono, senza il controllo del nostro governo e del nostro Parlamento. Questa è la stessa contraddizione che ci fu all'epoca dei bombardamenti in Kosovo, ricordate? D'Alema era capo del governo e autorizzò i bombardamenti dicendo che c'entrava l'ONU. No, c'entrava la NATO. Risultato: per fermare Milosevic, che aveva massacrato 2.000 civili, le bombe NATO ne uccisero altri 10.000. E la situazione in Kosovo è tutt'altro che pacificata. Kosovo, Iraq, Afghanistan non sono missioni di pace, sono guerre contrarie all'articolo 11 della nostra Costituzione. Come se volesse dire qualcosa. Il ministro della difesa Parisi ha chiarito tutto con una intervista al TG2. Parisi ha detto: quello in Afghanistan è una missione militare per la pace in una situazione che presenta molti tratti che richiamano la guerra. Ora, non so per voi ragazzi, ma per me questa frase di Parisi presenta una stronzata. Poi, disastro, il governo qualche mese fa, a sorpresa, cade sul voto sulla guerra. Cade il governo Prodi e subito tutti i commentatori, i TG e i talk show, a dar la colpa ai due senatori di sinistra che non avevano votato, Turigliatto e Rossi. Ma questo è un falso. È un falso perché se anche i due avessero votato a favore, in base al regolamento del Senato, un voto sarebbe comunque mancato.
I senatori Turigliatto e Rossi sono sempre i Carneadi, no? Che fanno accadere le cose più strane. Tutti a chiedersi, ma che cazzo sono questi, eh? Nessuno ne ha mai sentito parlare. La moglie di Turigliatto, il giorno dopo apre il giornale e fa, tu sei al Senato? C'è allora che ha dato la colpa ai due senatori a vita che si sono astenuti, Andreotti e Pininfarina. Ma possiamo dare la colpa ad Andreotti e Pininfarina? Oh, mi piacerebbe, ma anche questo sarebbe sbagliato. Anche se Andreotti il giorno dopo ha detto, oh, non sapevo che il mio voto faceva cadere Prodi. L'ingenuo Andreotti. E l'ha detto con la stessa faccia con cui 10 anni fa negava di conoscere i cugini mafiosi Salvo. Tutto si tiene. Io dico, ogni disastro non ha mai un solo colpevole. Ogni disastro è sempre il risultato di una catena di eventi. Quindi bisogna cominciare dall'inizio, dal primo anello di questa catena. Il primo anello della catena. Berlusconi teme di perdere le elezioni e cambia la legge elettorale con una porcata, il porcellum. Secondo anello, il 49% degli elettori vota ancora Berlusconi, nonostante 5 anni di governo fallimentari. Fallimentari non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto da quello culturale, con la sua micidiale pedagogia dell'illegalità. Condoni, leggi vergogna, attacchi ai magistrati, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, qualche giorno fa l'Unione Europea ha condannato il condono dell'IVA voluto da Tremonti nel 2003 perché, aperte virgolette, premia l'evasione fiscale, chiuse virgolette. Poi, altro anello, vince d'un soffio l'Unione. Anzi, un altro po' perde, grazie all'abile mossa di promettere le tasse sulle case di 80 metri quadri una settimana prima del voto. Bravi, complimenti, bravi, bravi. Nasce una maggioranza debole, specie al Senato. A questo punto è urgente fare la finanziaria e gliela lasciano fare. Il Partito Democratico deve nascere, ma stenta a nascere, perché i DS subiscono a sinistra il pressing dei pacifisti, che raccolgono sempre più consensi su temi come la base di Vicenza e l'Afghanistan. Mussi minaccia la scissione, poi se ne va. Anzi, la sua versione è, lui resta lì, se ne vanno gli altri. Comunque, ok, che fare? Cedere alla sinistra pacifista sulla politica estera o restare amico di Condoleezza Rice? Era il dilemma di D'Alema, era il D'Alemma. A questo punto del poker, D'Alema, che è permaloso come un campo minato, va a vedere e dalla Spagna dice, se si va sotto al Senato, tutti a casa. E così è stato. Ma Prodi poteva benissimo non dimettersi, perché non era un voto di fiducia. Si è dimesso per mettere nell'angolo la sinistra pacifista. La sinistra che tutti quanti chiamano radicale, attenzione alle questioni semantiche, la chiamano radicale come fosse qualcosa di cui vergognarsi, la sinistra radicale, che vergogna. No, chiamiamola col suo nome, questa è la sinistra che si oppone alla guerra, chiamiamola la sinistra pacifista, eh? Chiamiamola la sinistra, visto che una sinistra che vuole la guerra non è una sinistra. E così è nato il nuovo governo Prodi 2 Vaticano, è più agile, eh? Nuovo programma, 12 punti, via il vecchio programma di 281 pagine, via Idico, Sircana portavoce ufficiale, fantastico! Oh, quest'estate ho fatto la vacanza in Sicilia, in un bel albergo vicino a un bosco. Una notte scoppia un incendio, doloso, tutti in fuga. Arrivano i pompieri, a un certo punto esce di corso un uomo bruciacchiato coperto solo da un asciugamano. Era Sircana. Chiede a un pompiere, hai visto per caso uscire dall'albergo un travestito che correva nudo? No, dice il pompiere. E Sircana, beh, se lo vedi, fatelo pure, è già pagato. Comunque, queste cose del governo Prodi non mi piacciono per niente. Il governo è lento, Prodi è più vulnerabile da quando ha perso il mantello dell'invisibilità, tutte cose che sappiamo. Ma il punto di partenza era il nostro enorme debito pubblico. Berlusconi, ricorderete, pensò di risolvere il problema con la finanza creativa di Tremonti. Cartolarizzazioni, una tantum, condoni, riduzione delle tasse per i ricchi. Risultato, dopo 5 anni di questa finanziaria creativa da cicale, che aveva anche l'appoggio di Confindustria, non dimentichiamolo, debito pubblico alle stelle, bruciamo il 5% del PIL solo per pagare gli interessi, avanzo primario azzerato, l'avanzo primario era la differenza fra entrate e spese in soldoni, era al 7% con Ciampi, erano i risparmi dell'Italia, azzerati da Berlusconi, il paese in ginocchio, e per paese intendo l'Italia, il posto che Tremonti visita quando lascia Varese. Bisognava intervenire subito per evitare la bancarotta, con interventi veri, credibili per i mercati. A questo punto arriva la finanziaria di Padova Schioppa, ottobre dell'anno scorso. Un po' macilenta, discussioni, però ha risanato il bilancio dello Stato. Non è poco. La maggioranza, ricorderete, ha traballato dopo le polemiche sulla finanziaria, ma Padova Schioppa ha fatto una specie di miracolo. Senza questa finanziaria, per risolvere l'enorme debito pubblico, a Padova Schioppa restava una sola possibilità, mettere l'Italia su eBay. E adesso andate pure a pisciare, torniamo fra un po'. Prestiti per sé.
Se l'Italia è piena di idioti che non sopportano la satira, il problema non è mio, ma lo diventa quando quelli finiscono per ricoprire incarichi governativi e nominano dirigenti RAI pronti a servirli. La cosa più degradante è la subitanza volontaria. In RAI c'è gente che tuttora chiama Berlusconi Sire. A volte la gente mi si avvicina per strada e mi chiede: Daniele, davvero a volte la gente ti si avvicina per strada? Sì. Altre volte mi chiede: Daniele, perché ti ostini a fare satira? Oh, il motivo è semplice: perché la gente, a furia di leggere su Corriere della Sera Pigi Battista, Ostellino, Pane Bianco, e a furia di ascoltare il TG2 e il TG5, sta perdendo la memoria storica degli eventi. La satira è un punto di vista e un po' di memoria. Facciamo un test. Quanti di voi ricordano 2 anni fa, quando la Terra è esplosa? Una cosa del genere, la gente dovrebbe ricordarsela. E invece no! Ve la ricordate voi? Visto? Fate uno sforzo. Davvero non ricordate quando la Terra è esplosa e venne completamente distrutta in 1000 pezzi? Ma noi siamo fuggiti tutti quanti su questo pianeta a bordo di un'arca spaziale gigante e i governi decisero di non dirlo ai più stupidi per non impressionarli. Sta di fatto che da 5 anni la RAI non fa più programmi di satira. Il cambio di governo non ha certo migliorato la situazione e la qualità dei programmi si è fatta così scadente che ormai i programmi RAI sono quelli che guardi quando il tuo cane pesta per sbaglio il telecomando. Dire che la RAI è in crisi è come dire che sul Titanic c'era un rubinetto che perdeva. Guardi sti programmi e il più delle volte non capisci dove finisca la noiosità innocente e dove cominci il deliberato sadismo. E così, seguendo la mia politica di lavare i panni sporchi in pubblico, ho deciso di invitare qui a Decameron uno dei massimi dirigenti RAI per discutere il problema. La settimana scorsa è stato sfiduciato dalla commissione di vigilanza. È con noi questa sera il presidente della RAI. Buonasera presidente, grazie di essere venuto. Grazie di avermi invitato. Prego, si accomodi. Allora presidente, da quanto tempo lavora in RAI? Da qualche mese. Oh, e prima di allora? Era al nido. E prima ancora? Era il presidente della commissione di vigilanza. Oh, quali sono le novità del palinsesto RAI quest'anno? Conosco solo quelle fino alle 9:30, perché poi devo andare a letto. Oh, beh, grazie presidente. È stato un piacere. Programmi RAI, non preoccupatevi, avete miliardi di neuroni. Un anno fa, l'agenzia Fides, espressione del Dicastero Vaticano per l'evangelizzazione dei popoli, ha diffuso un dossier sul tema il cristianesimo e la sfida dei mass media. Sul banco d'accusa, fiction e soap TV, che non rispecchierebbero i valori cristiani. I valori cristiani! Per correggere il tiro, la RAI manderà in onda uno sceneggiato prodotto dalla Lux di Bernabei, intitolato Marcinkus. Il rapporto Fides si duole inoltre che i media siano tutti pervasi da situazioni ambigue e immorali che potrebbero sviare lo spettatore dalla retta via. Situazioni morbose che potrebbero addirittura ricordargli quello che accadde a Boston e a Los Angeles. Lo scandalo dei preti pedofili. Oh, tranquilli, il Papa ha perdonato i bambini molestati. I preti che molestano i bambini. Vanno all'inferno? No, Gorgia, vanno in un'altra diocesi. Negli anni Ottanta il cardinal Mahoney di Los Angeles trasferì un prete pedofilo in 9 parrocchie diverse. Così poté molestare altri 23 bambini. Per risarcire 508 vittime, la diocesi di Los Angeles, 3 mesi fa, ha pagato 660 milioni di dollari in Menone. Ma dove li troveranno i soldi, Timeo? Si affitteranno la Cappella Sistina per i compleanni? Li prenderanno dall'8 per mille? Non fare confusione, Gorgia. Il Vaticano è quello che non paga le tasse. La Chiesa Cattolica Italiana è quella che incassa l'8 per mille. La pedofilia tocca alle chiese locali. Che organizzazione! Sì, è un bel racket. In pratica, i beni del Vaticano non rientrano nella disponibilità della diocesi incriminata. Ah, davvero, Fedone? E chi lo dice? Il Vaticano. Uniquique sum. E quindi? Come faranno a pagare? È semplice. Prendono un dollaro, lo mettono in una cesta insieme ai pesci e aspettano la moltiplicazione. Sembra che la diocesi di Los Angeles venderà parte del suo patrimonio, che fra immozioni ammonta circa a 4 miliardi di dollari. Avevano un bel margine. Cos'è? Non ce l'hanno fatta a molestarli tutti? I vescovi americani si sono riuniti a Dallas per decidere come affrontare lo scandalo, ma non credo che Dallas sia stata la scelta migliore.
Un parroco locale ha suggerito che il problema poteva essere risolto facendo cavalcare ai preti pedofili un chierichetto meccanico. Alla fine la diocesi di Boston ha pagato 84 milioni di dollari di risarcimenti. Le diocesi di Portland, Spokane, Davenport, Tucson e San Diego, invece, per non pagare, hanno dichiarato fallimento. Sai, Timeo, in fondo la politica dei vescovi americani mi ricorda quella di Cosa Nostra. Far calmare le acque. E stiamo fermi per un po'. A questo punto entra un cardinale con un bambino sotto braccio. Ehi là, ragazzi, come va? E gli altri, cosa sei, stupido? Questo è uno scandalo enorme. È come la mia erezione. Ma non credo che questo scandalo farà perdere clienti alla Chiesa. La Chiesa continuerà a vendere il suo prodotto come sempre, perché è un prodotto di cui non ha mai dovuto dimostrare la validità. Il suo prodotto è: la vita è molto più bella dopo che sei morto. Prova a dimostrarlo. Nel frattempo non ti masturbare troppo, diventi cieco. Dillo a Tiresia. Io non ho mai fatto sesso con bambini. Non sono così religioso. Io avrei voluto fare il prete, ma odiavo i bambini. Anni di propaganda spudorata della sinistra radicale hanno finito per confondere le persone su quello che sta realmente accadendo in Afghanistan. È giunto il momento di ristabilire la verità dei fatti. E la verità dei fatti è la seguente. Questo che vedete non è un bombardiere americano. Queste non sono bombe. Questo non è l'Afghanistan. Queste non sono macerie. Questi non sono civili uccisi dalle bombe. Questo non è un uomo carbonizzato. Questi non sono persone che piangono i loro cari. Questa non è una guerra. Questa è una missione di pace. Messaggio a cura del Comitato per il Nuovo Partito Democratico. Ogni pomeriggio accendo la TV e mi masturbo guardando Michele Cucuzza. Vi è mai capitato? Renato Sgubbi, il serial killer di Udine, ieri è stato costretto a ricominciare da capo dopo aver perso il conto delle sue vittime. Ed è proprio questo che mi fa incazzare. Tutto questo lavoro per niente. Il serial killer avrebbe perso il conto delle sue vittime la sera scorsa, mentre stava segando nella vasca il corpo dell'ultima, Serena Dandini, una cassiera di Pordenone omonima della famosa presentatrice TV, ma meno sexy. In quel mentre suonava alla porta l'amministratore del condominio che gli contestava un mancato pagamento di 103,23 euro sull'ultima bolletta. Senza aprire gli ho urlato: io ho già pagato. No, lui mi fa, no, lei ha pagato solo il riscaldamento, 54,01 euro. Il totale mensile era di 157,24 euro, quindi le restano da pagare 103,23 euro. Insomma, ha iniziato a ripetere queste cifre una, due volte: 54, 157, 24, 103, 23. Mi ha confuso, io ho perso il conto delle mie vittime, adesso non so se sono 23 o 24. Testa di cazzo. Scusi, l'amministratore sarà la sua prossima vittima? Prima mi consulterò col mio avvocato. Adesso buona giornata, scusate. Da Udine è tutto, a voi la linea. Sì. 24. Con questo fanno 24. Il programma di governo, a pagina 77, prevedeva una commissione d'inchiesta parlamentare sul G8 di Genova per indagare, aperte virgolette, sull'utilizzo delle forze di polizia per operazioni repressive del tutto ingiustificate, chiuse virgolette. E così l'altro ieri UDEUR, Italia dei Valori e Socialisti hanno fatto saltare tutto quanto. All'epoca la relazione del governo Berlusconi di Genova fu vergognosa. Omissioni, reticenze, falsità. E questo solo nella rilegatura. Rivelazioni interessanti, ad esempio quella sui poliziotti travestiti da Black Bloc che spaccavano poliziotti travestiti da vetrine. Mancava invece quella sui poliziotti travestiti da poliziotti che picchiavano pacifisti travestiti da pacifisti. La settimana scorsa l'Avvocatura dello Stato ha chiesto 2,5 milioni di euro per danni all'immagine dello Stato.
La macelleria messicana alla Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, l'assalto al corteo autorizzato di via Tolemaide, l'uccisione di Carlo Giuliani, la sospensione di fatto della democrazia, la più grande violazione dei diritti umani in un paese occidentale dal dopoguerra, come denunciò Amnesty International. Ah no, scusate, si riferivano ai danni attribuiti a 25 manifestanti. Come se non bastasse, se il pacchetto sicurezza diventerà legge, un venditore di borsette false rischierà 24 mesi di carcere. Un agente torturatore di Bolzaneto rischierà addirittura la promozione. Già fatto? Già fatto. Beh, certo, anche il movimento anti-global commise gli errori. Sì, ad esempio, vestirsi con le tute bianche. Un errore gravissimo. Bisognava andare a Genova vestiti da vescovi. Oggi avremmo ore e ore di filmati di poliziotti che manganellano vescovi. Che come messaggio anti-global è anche più forte, visto che la Chiesa, come si sa, è la prima vera multinazionale. Il prossimo 17 novembre, tutti a Genova. Scusate se disturbo, sono Pio Pompa, l'ex agente del Sismi agli ordini di Polleri, che grazie a intercettazioni illegali e a giornalisti venduti come Renato Farina, compilava dossier su politici e magistrati che non stavano simpatici a Berlusconi. E 3 anni fa abbiamo impiantato una microtrasmittente nella chiappa destra di Violante. Se lo vedete, potete dirgli per favore di cambiare le batterie? Grazie. Io adoro questi muffin al cioccolato. Ma non sopporto queste camicie che pizzicano! Io non sopporto le camicie che pizzicano! Papà, devo dirti una cosa. È da una settimana che sei morto, questo già lo sai. Ma comincia a fare un po' troppa puzza. Non per offendersi, ma gli album magic non funzionano più, papà. Capisci cosa intendo? Domani ti porto a fare imbalsamare. Signor Pultrone? Sono io. Salve, sono il ragazzo che le ha telefonato. Questo è mio padre. È morto e vorrei farlo imbalsamare. Quanto mi costerà? Più o meno 3.000 euro. È il caso di portarlo dentro. Comincia ad essere maturo. Vuole che gli chiuda gli occhi? Le costerà altri 50 euro. Oh, no, non voglio che sembri che sta dormendo. Gli occhi vanno bene così come sono. Che ne dici di un sorriso? Lo vuole sorridente? Un buon sorriso però non è gratis. Oh. Certo, potrei farlo sorridere per 25 euro. Oh. Ma non durerebbe molto. Oh. In pochi giorni diventerebbe un ghigno, poi una smorfia, poi una bocca schifata. Un buon sorriso permanente le costerà altri 75 euro. Oh. No, niente sorriso, poi mi sembra Vittorio Feltri. No, la bocca resta così com'è. Come vuole. Ripassi a prenderlo oggi pomeriggio. Oh, grazie mille, signor Pultrone. Arrivederci. Ciao, pa! Ecco qui, finito. È buono per altri 10 anni. Questa è la fattura. Ehi, mi avevi detto 75 euro. Qui c'è scritto 100. Che cosa sono questi 25 euro in più? Il clistere? Questo poveraccio era costipato. Con tutto il gas che gli si stava accumulando nello stomaco, altri 2 giorni e sarebbe esploso. Ah. Ci ti deliverà. È illeggibile perché è criptato. 3 ore. Da adesso. I carabinieri della scientifica stanno venendo a ritirare il CD-ROM. Consegnatelo a loro, ok? Fermi! Papà, io sono contento di averti imbalsamato, ma c'è una cosa che mi preoccupa. La tua espressione facciale ti fa sembrare troppo morto. Sai cosa? Domani telefono al signor Pultrone delle pompe funebri per vedere se può darti un'espressione migliore.
si avvicina al poltrone. Sono Daniele, il ragazzo che un mese fa le ha portato il papà per imbalsamarlo. Sì, senta, potrebbe correggergli un po' l'espressione in modo che non sembri così morto? Beh, non saprei, sarà piuttosto rinseccolito ormai. Lo porti qua, vedrò quello che posso fare. Eccoci di nuovo qua, signor Pultrone. Oh, mamma mia, ha ragione. Sembra davvero troppo morto. Lo porti dentro in ufficio. Sa cosa potrei fare? Potrei fare in modo che gli occhi guardino come di sguincio, così. Vede? Non sembra già meno morto così? Oppure questo. Il look trapasso felice o billionaire? No, non credo. Allora questa, eh? Una faccia da deputato UDC scoperto in un hotel con droga e mignotte. Meglio, molto meglio. Prenda la pipa e gliela infili in bocca. No. Niente male, signor Pultrone, niente male davvero. Si ricordi di metterlo sul water due volte al giorno agli inizi, in modo da spurgarlo del liquido da imbalsamazione in eccesso. Altrimenti sembrerà che se l'è fatta addosso. Salve, signor Pultrone, sono Daniele, il ragazzo che le ha portato il padre a imbalsamare. E l'ho messo sul cesso, gli ho tolto i pantaloni e mi sono accorto che non aveva più le mutande. Ma io sono convinto che le avesse quando l'ho portato da lei. Le ha prese lei per caso? Oh! Beh, vede, mentre stavamo imbalsamando suo padre, ho notato che le sue mutande erano firmate Dolce Gabbana, le mutande che preferisco. E così mi sono detto, oh, al diavolo, è morto, che se ne fa di un paio di mutande? E... beh, le ho su in questo momento. Ieri ero a letto con il mio amante e all'improvviso mi è venuta una domanda. La dieta dissociata include lo sperma? Buonasera, ho inventato una macchina del tempo. Sfortunatamente non è del tutto perfetta. Viaggia solo mezzo minuto avanti e mezzo minuto indietro nel tempo. Guardate, se premo questo bottone rosso vado indietro. Buonasera, ho inventato una macchina del tempo. Sfortunatamente non è del tutto perfetta. Viaggia solo mezzo minuto avanti e mezzo minuto indietro nel tempo. Guardate, se premo questo bottone rosso vado indietro. Buonasera, ho inventato una macchina del tempo. Sfortunatamente non è del tutto perfetta. Viaggia solo mezzo minuto avanti e mezzo minuto indietro nel tempo. Forse è meglio se lascio perdere. Non lo so, i ristoranti indiani mi lasciano perplesso. Mangi, mangi, dopo un giorno vai in bagno, niente. Poi ti accorgi che puzzi. E lì capisci, il cibo indiano non lo caghi, lo sudi. Un'altra volta vado in un messicano, mi danno uno spezzatino con della salsa piccantissima. Mai mangiato roba più piccante in vita mia. Dopo 2 ore vado di corpo, mi sono dovuto infilare un calippo su per il sedere. Amici, non buttiamo via il bambino con l'acqua santa. Non tutti i preti cattolici sono preti cattolici. Un prete spagnolo si è dimesso quando il suo amante ha diffuso un video porno che li riguardava. Io sarò all'antica, ma credo che la sessualità dei preti fosse meglio alla radio, quando potevi lasciare qualcosa all'immaginazione. In California, invece, una bambina è stata cacciata da una scuola cattolica perché la madre faceva la spogliarellista. Questo mestiere non si confà alla religione cristiana. Oh, inoltre pagava la retta con dollari accartocciati. È curioso come è stata scoperta. Qualcuno ha mandato via email una foto della spogliarellista al vicario. Il parroco ha visto la foto e ha risposto: ah, no, grazie, mi interessano solo bambini. Bisogna stare attenti alle discriminazioni. È una china scivolosa. E prima che uno se ne accorga, i ciechi non possono più pilotare aerei.
È questo quello che vogliamo? Il Papa ha detto che il sacramento della confessione va riproposto con forza. Giusto. Se tradisci tua moglie, che la soluzione te la dia uno che ha molestato i tuoi figli. Il Papa poi si è scusato con tutti i cattolici del mondo, nella speranza che i giovani sconvolti dagli abusi sessuali non passino per disperazione alla droga, al suicidio o, peggio ancora, all'ebraismo. Vogliono tornare come era prima, al normale, sano rapporto fra parroco e fedeli, coi fedeli che possono arricchire la propria vita spirituale ascoltando il Vangelo, incontrando sacerdoti in una cabina buia per parlare della propria masturbazione. Questa settimana sono stato un po' egoista, padre. Il portavoce Vaticano ha dato la colpa degli abusi sessuali alla cultura contemporanea, intrisa di libertinismo, di pansessualismo, come a dire non è la Chiesa Cattolica il problema. E invece hanno coperto quei criminali per anni. Alti prelati della diocesi di Boston firmarono una lettera di raccomandazione per un sacerdote trasferito a New York, anche se sapevano che era stato accusato più volte di abusi sessuali negli ultimi 30 anni. Oh, me la immagino quella lettera. Vi raccomandiamo padre O'Malley, ha un'esperienza trentennale. Cercate un prete che predichi il Vangelo, che guidi il gregge nelle preghiere e nelle cerimonie, che amministri gli ultimi riti e assolva i peccati, che molesti i bambini. Sì, sì, padre O'Malley è l'uomo che cercate. Dominus vobiscum. Dominus vobiscum. Ma quand'è che li faranno sposare i preti? Almeno così la finiranno di sfogarsi sui bambini. Sposarti non ti impedisce di molestare i bambini, Gorgia. Se ti piace farlo, lo fai anche se sei sposato. Ammetterai però, Fedone, che il sacerdozio è la copertura perfetta per un pedofilo. Hai fame? Vai da McDonald's. Ma se noi siamo superiori agli animali, è perché possiamo controllare i nostri ormoni. Non siamo schiavi della nostra sessualità. Io sì. Beh, non è che ci odoriamo il sedere come i cani. Ma parla per te. I preti dovrebbero potersi sposare, ma gli uni con gli altri. Stando ai Vangeli, molti apostoli avevano mogli. E San Paolo esorta un sacerdote ad essere senza colpe marito di una moglie con figli obbedienti. Solo nel IV secolo, quando la Chiesa subì le influenze degli asceti di Egitto e di Siria, l'astinenza sessuale cominciò ad essere considerata desiderabile per un sacerdote. Poi, nonostante ciò, fino al Medioevo i preti si sposavano. Nel XII secolo Papa Innocenzo II emanò un editto che imponeva il celibato ai sacerdoti, in modo che fossero di nome e di fatto templi di Dio ed evitassero il matrimonio e l'impurità. La norma poi fu sempre riconfermata nei concili, secondo alcuni storici non tanto per motivi spirituali, quanto per impedire che i figli dei preti ereditassero proprietà della Chiesa. In Oriente ai preti cristiani è sempre stato permesso di sposarsi. I preti dovrebbero potersi sposare, così capirebbero cos'è davvero l'inferno. Hanno scoperto la pedofilia dei preti. Pensa quando scopriranno che vanno anche a puttane. Per non parlare di quel caso di quel missionario in Africa che ha messo incinta 26 suore perché le sue amanti avevano tutte l'AIDS e non voleva più farsele. Meno male che non ha usato metodi contraccettivi, altrimenti sarebbe finito nei guai con le gerarchie. Tu hai dei problemi, Timeo. È ovvio, sono qui. La Chiesa Cattolica non è la sola. C'è stato anche uno scandalo sessuale che ha coinvolto Testimoni di Geova. Spero che questo non induca la gente a evitare i Testimoni di Geova. A Bergamo hanno arrestato due suore anziane per pedofilia. Parlate solo degli esempi negativi. Ci sono anche quelli positivi. E sono peggio di così? Il Papa ha affermato che molestare i bambini è un crimine. Oh, che uomo. Prestiti per...
Ultime notizie, Iraq. La situazione in Iraq sta migliorando. Prima era il caos, adesso è l'anarchia. Bush ha deciso di inviare altri 20.000 soldati in Iraq. Bush ha detto: il nemico in Iraq è lungi dall'essere sconfitto, chiunque esso sia. A Hollywood gireranno un film sulla guerra in Iraq. Avuta la notizia, Bush ha detto: oh, che bellezza, non vedo l'ora di vederlo per sapere come va a finire sta storia. Roma. Prodi ricoverato in ospedale per allucinazioni. Crede di essere a capo di una coalizione. Slip. Sono arrivati nei negozi di intimo maschile gli Slip Wonder Jock. Gli Slip Wonder Jock sono una specie di Wonder Bra per le palle. In tre misure. Piccolo, medio e molto insicuro. Salone dell'auto. Le auto ibride sono la nuova moda del momento. Il pubblico ha capito l'importanza delle istanze ecologiste. L'auto ibrida infatti riduce l'inquinamento. Il motore si accende bruciando benzina, poi prosegue bruciando cuccioli di foca. Adolf Hitler, uno storico tedesco, ha scoperto che per 8 anni, prima di diventare cancelliere, Adolf Hitler non pagò mai le tasse. Esatto, Hitler non pagava le tasse. Oh, questo gli rovinerà la reputazione. Comunque, mi chiedo questo. Se non ci fosse stato il nazismo, che fine farebbe History Channel? Iran. Il leader iraniano Ahmadinejad ha respinto ieri la richiesta americana di cessare gli esperimenti nucleari e di accorciare il suo nome. Rolling Stones. È partito un nuovo tour mondiale dei Rolling Stones. Le cose sono un po' cambiate da quando erano giovani. All'epoca era più facile viaggiare perché i continenti erano ancora uniti. Mick Jagger mantiene il suo look giovane grazie a quelle cose che si mette in faccia, le modelle. Sindacati, dal prossimo anno la CISL e la UIL si serviranno di sindacalisti rumeni. Costano meno, ha detto Angeletti. Oh. Eclisse. Giampiero Galeazzi si è recato in Sudafrica per vedere l'eclisse solare. Al termine ha dichiarato: ah, questa posso farla anch'io. Sì. Stefano Gabbana ha messo in vendita la sua villa di Portofino per 8 milioni di euro. La villa contiene 14 stanze, 5 bagni e Domenico Dolce. E adesso un uomo che non ha bisogno di presentazioni e non ne merita alcuna, secondo me, in un discorso all'Università di Regensburg durante una visita in Germania, Papa Razzi ha commentato il Corano. Una mossa prudente. I musulmani in effetti si stavano domandando: ma cosa ne penserà il Papa del Corano? Il Papa, uno che suona Beethoven al piano tenendo un cannelupo fra le gambe, ha collegato la guerra santa al terrorismo. Ottima mossa, Razzi. Sono insorti i leader islamici di mezzo mondo, secondo cui il Papa avrebbe offeso Maometto. La vicenda dimostra però una cosa sola. Dimostra che i musulmani prendono le parole del Papa più sul serio dei cattolici. Scambio. Prodi si è recato in Cina il mese scorso, nell'ambito di uno scambio culturale. Noi gli mandiamo Prodi, loro ci mandano uno yak che sa contare fino a 10. Risultati dell'ultimo sondaggio. Il 48% degli italiani, il 12% degli italiani, il 5% degli italiani, il 35% degli italiani. Los Angeles, l'attore Mel Gibson arrestato per guida in stato di ubriachezza. Ma Gibson non ne ha colpa, stava bevendo quando all'improvviso l'acqua si è tramutata in vino. Galateo. Mai salutare così uno che non conosci. È rischioso. E se lui per caso non ha una mano, penserà che sia uno stronzo. Al congresso dell'Unione Astronomica Internazionale, gli scienziati hanno deciso di escludere Plutone dai pianeti del Sistema Solare, perché è gay. E per finire, Viagra. In America hanno messo in commercio una versione femminile del Viagra che sarà in grado, pensate, di dare alle donne orgasmi più rapidi e potenti. La pillola è così forte che, secondo i medici, l'aumentata velocità di eccitamento potrebbe indurre la vagina di Pamela Anderson a viaggiare nel tempo. Ciao! Dio mi ha detto di sedermi accanto a te. Cari amiche, eccoci all'appuntamento tanto atteso con l'oroscopo della settimana. Sagittario, settimana tormentata. Vostra suocera vi costringerà a deglutire il suo famosissimo timballo di cozze. Squisito, se non fosse che le cozze sono state pescate nelle acque campane della foce dell'Icola, che attraversano argini di carcasse di bufale. Vomiterete anche l'anima sul preziosissimo tappeto cinese di vostra suocera.
e così andrà a farsi benedire l'idea di chiederle un prestito per comprare l'appartamento, proprio adesso che sono in arrivo due gemelli, entrambi con una rarissima malattia genetica. Personaggio famoso nato sotto il segno del Sagittario, Ulrike Meinhof. Per qualche motivo che mi sfugge, si infittiscono le richieste di laureandi per interviste a sottoscritto da inserire in tesi di puericultura. Rispondo sempre molto volentieri. Prima domanda? Caro Daniele, 5 anni fa Berlusconi, Mediaset, Fininvest e Forza Italia ti hanno fatto causa per diffamazione. Volevano 41 miliardi. Com'è andata a finire? Ho vinto io, vaffanculo. Grazie, grazie. No, lo dico a scopo informativo, perché ricordo i titoli all'epoca su 8 colonne, Berlusconi, querela, Luttazzi. Poi quando ho vinto la causa, ha dato la notizia con un trafiletto a pagina 26, vicino ai necrologi. Luttazzi vince contro Berlusconi, vicino ai necrologi, che uno diceva, cos'è, morto Berlusconi? Ah no, vabbè. Volevano 41 miliardi, non ce li ho, non sono un idraulico, eh? Ma dopo 5 anni, Berlusconi, Mediaset, Fininvest e Forza Italia hanno perso le loro cause contro di me e sono stati condannati a pagare spese e risarcimenti perché i giudici hanno riconosciuto che le mie domande a Marco Travaglio erano continenti e le sue risposte erano tutte basate su fatti veri e documentati. Infatti, 4 anni dopo quell'intervista, in base a quei fatti che avevamo raccontato, Marcello Dell'Utri, fondatore di Forza Italia e braccio destro di Berlusconi, è stato condannato a 9 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi quell'intervista potrebbe essere trasmessa oggi stesso dalla RAI, ma col cazzo che lo fanno i figli di buona donna. Dopo un monologo in cui parlavo di queste cose, un giornalista ha scritto su un giornale: Luttazzi si prende troppo sul serio. Ah sì? Beccati tu querele per 41 miliardi e per il tuo lavoro per aver raccontato fatti veri. Poi quando le pare ti girano a 1000, vengo io a casa tua a farti ti prendi troppo sul serio, Fighetta. Ho fatto semplicemente delle domande. In una democrazia fare domande non ha mai fatto male a nessuno. Nascondere le risposte, spesso, sì. In una democrazia le domande sono lecite. Siamo in democrazia, no? Lo dico per quelli che da allora mi controllano il telefono. Comunque, al di là del caso personale, ha vinto il diritto, sancito dalla Costituzione, di informare e di essere informati. Per cui non ne faccio un caso personale. Non ne faccio un caso personale, ma spero che gli venga il colera. Bene. Ora hai visto che cosa è successo, te l'aspettavi? Davvero no. Gente che lecca il culo a Berlusconi da 20 anni dava a me del fazioso. Diciamo che è stato un esperimento interessante sul grado di libertà in Italia. In una democrazia un politico ha tutto il diritto di dire quel comico non mi è piaciuto, ma quando un politico dice non mi è piaciuto quindi non va più in onda, siamo al maccartismo, è censura ideologica, una cosa schifosa. Io ho fatto domande legittime che in TV nessun giornalista faceva. Ho costretto la gente a schierarsi e questo si paga. Ma si sa, la satira comporta dei rischi. L'estate scorsa stavo affogando a Sabaudia e nessuno mi ha soccorso perché tutti pensavano che stessi facendo una satira dell'annegare. L'altra ipotesi è che ci fosse della ruggine personale. Non è un mistero la mia storia con Barbara Berlusconi. Una grande storia d'amore fatta di rispetto, comprensione reciproca e metodo Billings. L'avevo incontrata anni fa durante un galà a Monte Carlo, era minorenne. Appena Silvio viene a saperlo, mi convoca nel suo studio in via Rovani per dirmi che non avrebbe mai permesso che una sua figlia si mettesse con un fallito, che dovevo essere io, visto che nella stanza eravamo solamente noi due, e che da quel momento lui mi proibiva nel modo più assoluto di avvicinare sua figlia. Avevo capito? E gli dico, ho capito perfettamente, dottor Berlusconi, non posso più avvicinare sua figlia. E scoparla. E mentre le sue 4 guardie del corpo mi aiutano a ritrovare l'uscita, capisco che la storia con Barbara era irrimediabilmente compromessa. Perché se non potevo più vederla, né toccarla, né scoparla, da quel momento sarebbe stato come essere già sposati. Dicono che non c'era contraddittorio. Oh, certo, come se i fatti fossero un'opinione da contraddire. Non esistono necessariamente 2 versioni di ogni cosa. Se così fosse, Berlusconi avrebbe un'opposizione. Grazie. Prego. Stanotte ho sognato che venivo travolto da una valanga di neve e arrivava un San Bernardo whisky al collo. Solo che non era un San Bernardo, era un sorcio. Ti stai bene? Sì, perché? Non lo so, hai la faccia verde. Hai ragione! E vabbè, prendila con filosofia. Capo, scusa,
Sono due giorni che non mangio. Sforzati. Mi sa che mi prendo il pomeriggio libero. A volte le ragazze non reggono il cream whisky. Una sera una gnagna mi sviene mentre la sto scopando. Non sapevo cosa fare, dovevo fermarmi. Beh? Il mio diavoletto personale mi diceva, continua. Il mio angioletto personale mi diceva, mettiglielo nel sedere. Volevo sapere, è possibile che qualcuno ti metta per scherzo degli spermatozoi nelle mutandine e che questi poi risalgano dentro di te e ti mettano incinta? Se non è possibile, potete pensare a qualche altra balla che posso raccontare ai miei? Per favore, fate in fretta. Non riesco più a mettermi la divisa da majorette. Grazie. Spesso i fan mi chiedono, Daniele, dove trovi le idee per i tuoi monologhi? È semplice, ho 500 bambini indiani chiusi in uno scantinato che scrivono per me tutte le mie battute. Altre volte invece faccio come faceva Jerry Lewis, mi siedo alla mia macchina da scrivere e parte la musica. Just don't say it.
volte mi chiedo come sarebbe il mondo se tutti diventassimo quello che da piccoli sognavamo di diventare. Riuscite a immaginare un mondo pieno solo di cowboy, Zorro, infermiere e ballerine? Altre volte mi chiedo com'è che quando sei l'ultimo di una fila e arriva uno e si mette dietro di te, in qualche modo ti senti meglio. E poi, tutti i matti che ci sono per la strada e parlano da soli, no? Ma non sarebbe meglio appaiarli? A due darebbe almeno l'impressione di una conversazione in corso, no? Inoltre, come sarebbe cambiata la storia d'Italia se nel 1972 fosse stato un ministro dell'agricoltura Alan Sorrenti? Infine, perché al ristorante le donne vanno sempre al bagno in due? Gli uomini mai? Non capite mai che uno dica, Stefano, ci passiamo una pisciata? Dai, andiamo, dai, 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 dai!